Ci troviamo nella Sala Rossa del Museo Diocesano, dove oggi è stata presentata la collezione di una collezionista mantovana che ha deciso di depositare le sue opere presso il museo. Le opere sono in parte di interesse mantovano, rappresentano quadri in gran parte del Settecento, sono di interesse molto particolare, diciamo, i quadri di Bazzani, ma vi sono anche altre opere molto importanti. È un'opportunità importantissima per conoscere delle opere che non erano ovviamente a disposizione del pubblico e che vengono ospitate in questa sede prestigiosissima, in questo luogo che veramente è un luogo di eccellenza culturale della nostra città, della nostra provincia. E quindi è un'opportunità straordinaria per poter approfondire la conoscenza di autori che hanno tanto lavorato sul nostro territorio mantovano fra il XVI e il XVIII secolo. Naturalmente sono riconoscente a chi ha avuto questa sensibilità e non è il primo, perché diverse altre opere del museo sono frutto di donazioni o depositi da parte di enti pubblici e di privati. Questa è particolarmente significativa per varie ragioni, una delle quali è questa. Le 13 opere comprendono 4 dipinti di Giuseppe Bazzani. E noi al museo già avevamo la più ricca collezione di Bazzani, di questo maestro del Settecento europeo. E allora questa collezione si arricchisce ulteriormente, no, di altre 4 opere, tra le quali un capolavoro assoluto come quello che si vede alle mie spalle, che raffigura Vulcano e Cupido. Rimarranno qui esposte unitariamente, anche per rendere un giusto omaggio a chi ha avuto questa sensibilità di lasciarle al museo, e resteranno esposte fino al 18 agosto. Poi troveranno posto nel museo a seconda dei criteri con cui il museo è stato ordinato. I 4 Bazzani andranno con i Bazzani. E poi le altre opere andranno collocate secondo il soggetto, secondo l'epoca, in mezzo alle altre che già il museo possiede ed esibisce.